Abbandonate le vie del peccato! Siamo davanti alla stazione di Nerolo. Abbandonate le vie del peccato! Abbandonate le vie sbagliate, sono quelle le cose che rovinano, le bestemmie, le cose cattive, ma oggi le persone vivono nell'ipocrisia, hanno paura del coronavirus, ma non hanno paura dell'inferno. Poveri uomini, poveri ignoranti, hanno paura del virus, ma non hanno paura dell'inferno, che è la cosa più terribile. Bisogna avere paura dell'inferno. Ah, gloria a Dio. Chi è chiesa lei per te? E io sono valdese. Ah, valdese. Gloria a Dio. Vedete in Gesù. E infatti certi non capiscono i segni degli ultimi tempi questi, perché anche il coronavirus è il segno degli ultimi tempi. Sì. È arrivato così all'improvviso. Abbiate la protezione nei vostri cuori. Non basta una mascherina in faccia e poi c'è il cuore sporco. C'è il cuore pieno di peccato. C'è il cuore pieno di virus. Ce l'avete Gesù nel cuore? La vera salvezza è Gesù, la vera protezione è Lui, non serve una mascherina in bocca, è buona la mascherina, anch'io me la metto, sì va bene, me la posso anche mettere, però a che serve la mascherina se il cuore è sporco, il cuore è pieno di peccato? Me la posso mettere, me la metto, dove la mascherina? Credete nel Messia! Credete nel Re dei Re! Santo! Alleluia! Credete nel Vangelo! Alleluia! La vera protezione è qui per ora! La vera protezione sta nel cuore. Gloria a te Gesù, guida Signore, guida Spirito Santo di Dio. La vera protezione sta nell'anima. La vera protezione sta nel cuore. Gesù Cristo vuole proteggere il tuo cuore. Non basta una mascherina in bocca. Non basta una mascherina in bocca se c'è il cuore pieno di demoni, di bestemmia, di vizi. C'è il cuore corrotto, il cuore sporco, c'hai la mente. Hai la mente piena di peccati. Gesù Cristo vuole purificare il cuore.